quinto libro ambientato a New York, perché in realtà, tranne qualche piccolo breve momento, in questo caso a Chicago, in passato negli Hamptons, ma sono libri newyorkesi. È il tentativo, la volontà, l'ambizione di raccontare il secolo newyorkese con personaggi ricorrenti, ognuno per una decade differente. Questa volta è una storia d'amore. Devo dire, nei primi quattro c'è sempre almeno una storia d'amore, ma questa è tutta la storia d'amore di due personaggi. Lui si chiama Warren, lei si chiama Audrey, lui fa il più grande avvocato di New York e lei è una sua giovane collaboratrice. Lei si è combattuta anche perché cerca di capire se è innamorata di quest'uomo anche per quello che rappresenta. Questo è un uomo che assiste il presidente, il vicepresidente, il governatore, Meryl Streep, Frank Sinatra, Jackie Onassis, eccetera, eccetera. Quindi c'è un fascino esterno che lei vuole combattere. È l'élite. Parliamo di un uomo che porta l'amante in Concorde a Londra per passare un weekend, per intenderci. Quante volte ha sentito un capo che si innamora di una sua dipendente e viceversa. Ma questo è un problema che loro superano, perché dall'inizio capiscono che è una vera storia d'amore. Il problema non è questo, il problema è che lui è un uomo sposato con tre figli che non vuole fare nulla per lasciare questa solidità matrimoniale che ha costruito. Da un lato ci sta Van Gogh, la ragazza è nata a Zundert, che è il paese di Van Gogh, da un altro lato ci sta Hopper, che è il grandissimo artista americano. E tra questi due poli si consuma la tua storia d'amore e il rapporto tra nuovo e vecchio mondo. Il potere è sempre lo stesso. Il linguaggio del potere, i codici del potere cambiano. Nel libro che ho appena scritto si parla di uomini e donne di potere, compare Reagan, che era il presidente di allora, che è stato un presidente con luce e ombre, secondo me molte più luci che ombre, perché tra le ombre c'è per esempio il fatto di aver quasi ignorato l'AIDS, che erano, e gli anni di cui parlo sono gli anni appunto dell'AIDS. Il linguaggio del potere cambia, oggi è più veloce, più volgare, più brutale, per alcuni versi più efficace. Si ragiona di meno a livello di comunicazione del potere e si seduce di più. Questa in realtà è una storia d'amore che ne nasconde un'altra, perché da un lato ci stanno Warren e Audrey, dall'altro lato c'è il sottoscritto, l'autore e New York, anche questa è una storia d'amore. Che continua, perché continua almeno per altri 5 libri e chissà per quanti anni.